E ora unboxing misterioso. Procedi, Fida Pellegrinetta. Ma cos'è? Non E se non lo apri non lo scopri. so perché. Apro. Sì. Cos'è questo? Arriva da lontano oriente. Mirra, tipo le magie. Corno di rinoceronte in polvere, No, che c'è il resto? altri animali in via di estinzione. No, è mirra. No, non è mirra. È Aspetta, si fa vedere. una scatoletta di cipria. No, è la For Osmo Action. È un filtro che però fa anche da coprilente. Perché se avete già visto il nostro video sull'anello di Calafuria, nella riserva naturale Calafuria, noi a più o meno metà della camminata c'è cascata, a me anzi, è cascata la Ogni tanto Osmo, capita ai camigliori. è cascata la Osmo proprio in pieno obiettivo su una pietra appuntita, che se fosse cascata nel fango, nell'erba non ci sarebbero stati problemi, e invece è cascata proprio su una pietra appuntita, neanche piatta, e per cui si è danneggiato, e questo è il rimpiazzo che abbiamo ordinato. Vai. Apro. Ma è finto, ma Ma c'è? libretto di istruzioni, è vicino. Beh, Le foglietto. istruzioni, poi vedremo, è questo. Vai. Ma qua tiro fuori. No, lascio lì, era nel suo case. E questo è il nuovo coprilente, che è anche un filtro UV. Per cui vedremo come vengono le immagini. Dovremo testare ovviamente la nitidezza delle immagini, perché se è come quella volta che abbiamo applicato i vetrini protettivi, noi avevamo il vetrino protettivo sul coprilente, solo che dava degli aloni strani alle immagini e poi erano un po' nitide, per cui l'abbiamo tolto. Forse se avessimo avuto il lettino coprilente cadendo non si sarebbe frantumato il coprilente originale dell'Osmo. E questo è un filtro UV, vedete? Non so se si legge, è un filtro UV che però è in alluminio e però ha anche la coprilente e dice di essere anche a tenuta d'acqua per tutta stagna, per cui non dovrebbe inficiare l'impermeabilità dell'Osmo, originale per Osmo Action. Bisogna stare attenti che di Osmo ormai ne sono uscite 4, bisogna comprare quello giusto, perché questo dell'Osmo vecchio non l'abbiamo più trovato disponibile, è tutto esaurito e non si sa quando arriverà. Per cui questo l'abbiamo fatto arrivare da AliExpress, ci ha messo, no, neanche tanto, ci ha messo tipo No. 10 giorni e ci è costato 5,40 euro, veramente poco. Per cui non resta che provare, montarlo e provarlo. Questa è la Osmo col coprilente originale danneggiato. Adesso dobbiamo sostituirlo. Allora, il bello dell'Osmo è che si svita. Eccolo qua. E qui abbiamo il rimpiazzo che incorpora anche un filtro UV. Una mano sola è difficile. Ok. Ho già fatto delle riprese qui al Terrazzo Mascagni con il coprilente originale, adesso le faccio il coprilente nuovo col filtro UV e poi ve le metto nel video, poi giudicherete voi. Ripresa col copriobiettivo originale da DJI Osmo Action. C'è tanta luce oggi. Qui c'è anche un bel riflesso del sole sull'acqua. Vediamo come verranno le immagini poi. Dettagli in ombra. E il cielo. Ripresa con il nuovo coprilente con filtro UV, quello non originale. Lo stesso posto di prima. Adesso riflessi di prima. Dettagli in ombra. Ecco il cielo. Va bene, dite voi cosa ne pensate.
di questa ripresa con il nuovo coprilente compatibile, pagato 5,20 euro circa, arrivato da AliExpress, ci ha messo tipo una decina di giorni, mentre perché il coprilente originale della Osmo Action non sono riuscito a trovarlo, perché ovviamente siamo arrivati alla Osmo Action 4, gli accessori dello Action 1 sono abbastanza difficili da trovare. Comunque se ci fosse stato sarebbe costato circa 20 euro senza filtro UV. Vediamo, speriamo che regga, perché questo dice, millanta di essere anche questo tenuta d'acqua. D'altra parte il filetto è quello della vite, una volta stretto con forza dovrebbe andare bene.